Incontri di lode. Oggi voglio incoraggiarti, attraverso la lode, a scavare il pozzo di Beersheba. La tua ricompensa sarà poter ascoltare la voce di Dio, quel Dio che ti ama infinitamente, quel Dio che non ti abbandonerà mai, quel Dio che ti dice non temere, perché io sono con te, non temere, perché io ti benedirò. Ieri abbiamo parlato dell'incontro che Agar ha fatto al pozzo con la grazia di Dio. Oggi parleremo invece dell'incontro che Isacco ha fatto ad un pozzo con Dio. Isacco era un uomo molto prospero. L'acqua a quei tempi, ed ancora oggi, era una risorsa fondamentale e spesso la ricerca d'acqua era motivo di contesa tra i popoli. Una di queste contese vede come protagonista Isacco e i suoi vicini, i quali decisero di turare i pozzi di Isacco scavati fin dai tempi di suo padre Abramo. Isacco è quindi costretto a scavarne di nuovi. La Bibbia ci racconta questa storia in Genesi 26:13-22, ma vorrei porre la tua attenzione su quanto è scritto in Genesi 26:23-25. Poi di là Isacco salì a Beersheba. Il Signore gli apparve quella stessa notte e gli disse: «Io sono il Dio di Abramo, tuo padre. Non temere, perché io sono con te e ti benedirò e moltiplicherò la tua discendenza per amore del mio servo Abramo». In quel luogo egli costruì un altare, invocò il nome del Signore e vi piantò la sua tenda, e i servi di Isacco vi scavarono un pozzo. Contrariamente ad Agar, Isacco non era nel bisogno. Aveva appena deciso di scavare nuovi pozzi per continuare ad essere prospero, ma Dio gli apparve per rinnovare le promesse che lui aveva fatto a suo padre Abramo. A quel punto, cosa fece Isacco immediatamente? Lodò, invocò il nome del Signore prima di scavare il pozzo. Quando lodi, riconosci che Dio è la fonte delle tue risorse. In Lui trovi ciò di cui hai bisogno. Lodando, gli dai onore. Stai posizionando il pozzo che sancisce un punto di incontro tra Dio e la tua discendenza. A Beersheba, Giacobbe, figlio di Isacco, ha fatto il sogno della scala. Te ne parlerò domani. Samuele è stato giudice e Elia vi ha trovato rifugio quando era perseguitato da Jezebel. Loda Dio per le sue promesse, perché facendolo stai preparando il tuo futuro e il futuro dei tuoi figli. Loda Dio, stai preparando il futuro. Grazie di esistere, Emmanuel Go.